Questo è uno tra le amministrazioni peggiori che ha avuto questo territorio. Ma peggiori anche perché i componenti di questa amministrazione si sono improvvisati. Uno si è improvvisato sindaco, un altro si è improvvisato assessore, l'altro si è improvvisato consigliere, con l'unico scopo e l'unico obiettivo di poterci guadagnare qualcosa. E di questo assumo tutte le responsabilità del caso. Mi dimostrassero il contrario. Oggi il sindaco ha un'esigenza. Dopo essersi comprato, tra virgolette, tutti i consiglieri comunali, non ha più cosa vendersi. Cinque sono gli assessori, ne dovrebbe avere a disposizione minimo uno per ogni consigliere comunale. Anche perché questi consiglieri comunali eletti, metti il caso di quelli eletti in Fratelli d'Italia, che dovrebbero essere 5 o 6, ce ne sta uno solo, uno è indipendente, adesso è passato per Forza Italia, lo stesso Marradino che è stato eletto nella lista di Fratelli d'Italia, poi sostanzialmente oggi te lo ritrovi indipendente o addirittura in quota Forza Italia. Quindi tutti questi passaggi interni miravano solo ed esclusivamente ad ottenere qualcosa per il Poletto, cosa che il sindaco, che ormai è chiaro da Palissiano, ha la necessità di prolungare fino a fine mandato, per ovviamente cose sue, non cose nostre, diciamo della città di Castelpetro, cose sue, deve arrivare necessariamente a fine mandato. Pur di arrivare a fine mandato, cade Don Masi che gli chiedono il Presidente del Consiglio, glielo dà, che gli chiedono due assessori tecnici, glielo dà. E quindi automaticamente, non potendo più accontentarli tutti, necessariamente deve mettere mano al regolamento, per ottenere ovviamente una maggioranza inferiore rispetto a quelle che ovviamente dovrebbe ottenere oggi per poter amministrare oppure addirittura indire un consiglio comunale, celebrare un consiglio comunale. E io ho fatto opposizione in consiglio comunale con Dimitri Russo insieme a Gigino Petrelli, al sindaco Petrelli, per 5 anni, cioè noi abbiamo dato battaglia sul consiglio comunale e l'attuale sindaco si faceva prendere in braccio e portare letteralmente fuori per protesta nei confronti dell'amministrazione russa. E questa è storia, potete controllare nei vari consigli comunali che abbiamo preceduto. Questo è un chiaro esempio del comportamento double face, ovviamente, del sindaco Petrelli. Questa è la tendenza con la quale noi abbiamo impugnato una delibera del 2018 dell'amministrazione russa per ripartire in modo non equo la tassa di smaltimento dei rifiuti. E l'abbiamo vinta. Tra i firmatari ci sta Luigi Umberto Petrelli, ecco qua, lo vedete. Questi soldi dovrebbero essere indebitamente percepiti dal comune di Castelbottuno sotto l'amministrazione russa, ma il comune è sempre lo stesso. Cioè, cambiando i sindaci, con la fine il comune è sempre lo stesso. Addirittura lui oggi non potrebbe dire io non lo so, perché ha firmato un ricorso ed era consigliere comunale di opposizione insieme a me. Dovrebbe restituire ai cittadini e comuni di Castelfortuna quello che noi abbiamo versato indebitamente per la tassa di smaltimento dei rifiuti del 2018. Altro esempio di comportamento double face. Con me stavi in amministrazione. Allora, questo è un documento del 2015, noi eravamo consiglieri di opposizione. Con questo documento Dimitri Russo mette le mani avanti, si accorge che la Domiziana non ha collaudato. Mi domanda, tu sei consigliere di opposizione insieme a me, siamo a conoscenza di questo documento tutti e due, tu oggi sei sindaco, cosa hai fatto? Cioè, noi abbiamo un territorio che è diventato come se fosse chiuso sistematicamente sui 74 km quadrati. Perché è chiuso a nord con il ponte di Castelvolturno, che non sappiamo quando verrà riaperto. Ci sono 3 anni che sta chiuso, l'ha chiuso Dimitri Russo, Gigi in campagna elettorale, secondo me l'ha fatto apposta, perché sapeva forse come poteva riaprirlo, vabbè, ma questo gli ha poco interesse ai cittadini. Interessa il fatto che per 3 anni noi abbiamo subito un disagio enorme. Io per accompagnare mio figlio dall'altra parte facevo chilometri, chilometri e chilometri, tutti coloro che avevano affittato le case sul territorio di Castelvolturno che hanno disdetto i contratti di locazione sono andati dall'altra parte a affittare le altre case, le attività commerciali sono fallite, chi aveva l'abitazione ha cercato di venderla. I costi dell'abilitazione sono caduti da quel lato, una desertificazione. L'ultima cosa, lui ha fatto un incontro, ero io presente a chilometro 42, dicendo che entro il 22 di luglio l'avrebbe riaperto ad una corsia. Non ce la faccio, 30 luglio, non ce la faccio, i primi di agosto. Il ponte sta chiuso, ci manca tutta la parte di sopra per quanto riguarda l'asfalto, non sappiamo quando riapre. La gente è esasperata. E ho parlato di un sistema vetrino, ma non di un sistema criminale, di un sistema politico, di un modus operandi dal punto di vista politico non è dissimile
da altri modus operandi, da altri sindaci precedentemente. Cioè lui deve raggiungere, secondo me, degli obiettivi che non sono obiettivi politici, non sono obiettivi amministrativi, e deve sostanzialmente rimanere lo status quo così come è oggi. Per una serie di ragioni. Il fatto che cambiano gli assessori è una cosa voluta, non è una cosa imposta. Perché nel momento in cui lui tiene un'amministrazione ovattata ed imbrigliata in questo modo, si possono fare determinati tipi di operazioni che viceversa tu non puoi compiere. Nel momento in cui tu c'è una giunta che funziona, una giunta che è in carica da 3 anni, che conosce perfettamente le problematiche, che è più difficile controllare l'assessore e dire, cioè, scusami, dobbiamo fare questo tipo di operazione, facciamo. Che un assessore a bilancio che partecipa ad un consiglio comunale per l'approvazione del consuntivo 2021 a distanza, sta da 4 mesi, non sa di che cosa stiamo parlando. Interviene nell'ultimo consiglio comunale, come interviene? Cioè non ha nemmeno la documentazione a supporto. Questo significa che, diciamo, il sistema Petrella, guardate bene, Petrella sta lì da 3 anni, non è che sta lì da un anno e poi chiude la casa, cioè sta lì da 3 anni. Quindi per me è un sistema politico mirato, cioè a mantenere uno status quo dal punto di vista amministrativo. Abbiamo capito che l'unico modo per poter uscire da questa situazione è la lista civica, perché io rimango della mia convenzione politica, il direttore rimane della sua convenzione politica, entrambi ci mettiamo insieme in una lista civica per risolvere il problema del comune di Castelvetrano, che non ha colore politico. Il problema degli extracomunitari a Castelvetrano c'ha un colore politico? No, quindi è lo stesso problema che c'è al centrodestra, certo uno lo vuole risolvere in un modo, uno lo vuole risolvere, ma certo se stanno insieme nella lista civica oggi ed arrivano ad amministrare questo territorio avranno sicuramente un valore aggiunto. Perché mettiamo il caso che a livello nazionale vince il centrodestra. Vi siete posti il problema come fa un sindaco di centrodestra con il governo di centrodestra ad amministrare un comune, sulla regione Campania c'è il centrosinistra, sulla provincia di Caserta c'è il centrosinistra? Avrà sicuramente dei problemi. Allora che succede? Se la coalizione è civica e non ha colore politico, il civico può andare sia in provincia, sia in regione che a livello nazionale. È per risolvere quelle che sono le problematiche del nostro territorio.